I groove dei Blink 182. Il video di oggi non vuole essere uno di quei soliti video in cui si dice sì, ok, ti faccio vedere il groove e finita lì, ma vuole essere un video in cui impariamo veramente qualcosa, in cui vi faccio vedere qualcosa, vi faccio vedere i groove perché hanno qualcosa da insegnare, in modo tale comunque che questo video possa lasciarvi qualcosa da poter poi usufruire sia quando andiamo a suonare questi groove, ma sia quando andiamo a suonare anche altri groove di altre canzoni oppure groove nostri. La cosa di questo video sarà quindi andarvi a far vedere un po' i trucchi e i segreti di alcuni groove, perché ci sarà un groove in cui andremo a suonare come se avessimo la doppia cassa, e i Blink quando ce l'hanno la doppia cassa, forse adesso il doppio pedale ce l'ha Travis Barker, oppure andiamo a suonare un groove con queste e i Blink 182 con queste cosa c'entrano, oppure andiamo a vedere un altro groove in cui il Charleston è importantissimo perché fa una roba molto semplice ma super importante che caratterizza la canzone. Quindi se la fa lui in quel brano, perché non la possiamo fare anche noi nel momento in cui andiamo a crearci un groove, ad esempio, prima cosa che mi viene in mente. Quindi detto questo, partiamo subito col video. Io ovviamente vi ricordo, come vi dice anche lui qui, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina, ma di andare anche sui miei social Instagram e Facebook, di andare sul mio canale Telegram, di dirmi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, mi ero dimenticato cosa vi dovevo dire, e di lasciarmi un like se questo video vi piace, oppure non lasciatemelo a fine video, lasciatemelo già adesso sulla fiducia. Vabbè, partiamo pure col video. Numero 1, un pezzo che abbiamo già visto nell'altro video su Travis Barker, ma questa volta vi faccio vedere il groove principale. Là vi avevo fatto vedere l'intro della canzone, mentre qui vi dico appunto il groove. Ho deciso di partire da questa canzone perché è quella col groove tra virgolette più normale, nel senso alla fine il groove non ha niente di trascendentale, ma secondo me ha alcune cose molto molto interessanti che lo caratterizzano tantissimo. Per prima cosa il Charleston, perché nel groove, che alla fine è un groove normale, se ci pensiamo il groove di First Date è questo qua. Però la cosa che lo caratterizza veramente tantissimissimo sono quei due Charleston aperti insieme al rullante, che sono una roba che praticamente non si fa mai. Cioè questa cosa qua è una roba che la possiamo fare magari in un fill, la possiamo fare in uno stacco, però nel groove non si fa praticamente mai. Ed è proprio per questo che vi sto parlando di questo ritmo, perché tante volte un ritmo normalissimo come questo, andando a mettergli qualcosa che gli dia quel tocco diverso, quel sapore diverso, lo rende molto molto più personale. Quindi non è che vi devo spiegare più di tanto di questo groove. L'unica cosa è questa: quando suonate un groove, quando dovete inventare un groove, potete provare, poi non è detto che funzioni sempre, ma potete provare ogni tanto a mettergli qualcosa di un pochettino diverso che lo caratterizzi un po', ma senza andare a fare i super fighi della batteria. Altra cosa che voglio dire però molto importante di questo groove è: nel momento in cui andate a suonare questo tipo di groove, ricordatevi che il Charleston lo dovete aprire tanto, perché deve essere molto 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 secco. Non dovete suonare il Charleston appoggiando la bacchetta, ma quando ci sono quei due punti ben precisi in cui il Charleston va aperto, apritelo decisi, con determinazione. Comunque questo groove qua lo potete trovare nel PDF scaricabile qui sotto. Non ve l'ho ancora detto, ma ve lo dico adesso. Quindi andate subito, mi raccomando, a scaricare il groove qui sotto. Direi che possiamo andare a quello dopo noi.
Allora, premetto che ai missi dei Blink non sono mai riuscito a capire bene di sicuro al 100% se la canzone fosse suonata da più batterie, nel senso se ci fossero sovraincisioni, se ci fossero degli shaker, se ci fossero cose in più oltre la batteria, non lo so. Però mi sono inventato un modo per riuscire più o meno a suonarla e farla suonare abbastanza nello stesso modo. Per prima cosa, per poterla suonare così, bisogna avere una spazzola, tipo questa, da tenere con la mano destra, mentre con la bacchetta sinistra andiamo a tenere una bacchetta normale. Vi consiglio di tenere la bacchetta al contrario, perché andremo a suonare sia rullante normale senza rimshot sia il crostic, quindi in generale il crostic con la bacchetta al contrario viene sempre meglio. In più, oltre a questo, per avere un suono più secco di rullante, gli ho messo sopra il mio portafoglio, nel senso gli ho messo il portafoglio che faccia da sordina. Il portafoglio è figo perché se lo mettiamo in questo modo sul rullante sta fermo e fa da sordina in modo molto molto pesante. Passiamo però alla parte suonata. Le spazzole suonano sul rullante e fanno gli ottavi. Vi ricordo di suonare non troppo piano con le spazzole, perché sennò non si sentono, dato che comunque è un groove normale. Alla fine le spazzole, se le suoniamo troppo piano, non si sentono, quindi dateci abbastanza con le spazzole. Intanto il Charleston suona tutti gli ottavi in levare, quindi 1, 2, 3, 4. E poi andiamo a mettergli il cassa rullante. La difficoltà vera è quella di riuscire a passare velocemente tra il rullante e il crostic, perché è un continuo. Il rullante fa una parte del groove, mentre il crostic fa quei due colpi che però sono fondamentali per il groove, perché sennò non è lo stesso groove. Quindi non sto tanto a spiegarvi il cosa fare, perché poi c'è scritto nel PDF, ma state attenti che quando il rullante fa le ghost, una volta c'è una ghost sola, una volta c'è un raddoppio. Quindi una volta suona questo, e una volta invece la ghost sarà un raddoppio, in questo modo. In più, importantissimo, per riuscire a fare questo cambio di rullante normale e poi subito crostic, non aspettate troppo, nel senso, quando date l'ultimo colpo di rullante, cioè il backbeat di rullante, andate subito a posizionarvi per fare il crostic, perché se aspettate il momento in cui dovete suonare appunto il crostic, arriverete troppo tardi, quindi rischiate di fare un casino. Adam Song è una canzone, sempre ovviamente dei Blink, sono tutte dei Blink, che ha un groove in realtà abbastanza semplice ma pieno di spunti, perché alla fine lo scheletro della canzone è questo. Il fatto è che su questo groove qua Travis Barker va a mettergli delle cose, dei colori, soprattutto sui piatti ma anche sui tom. Per prima cosa, la cosa che si sente di più è quella che fa su Campana e Charleston, e lo fa alla fine su tutti i groove, nel senso questa cosa qua. Quindi per prima cosa occhio a lasciare il Charleston un pochettino aperto, perché dopo aver suonato la campana del ride andremo a suonare appunto il Charleston, che però deve chiudersi subito, perché altrimenti il Charleston continua a suonare e quindi poi dà fastidio a tutto il groove. Oltre a questo c'è poi una rullata, diciamo tra virgolette, su rullante, tom e timpano, e infine dopo che fa il groove mi sembra 4 volte ci sarà uno splash che è qui ma non si vede, lo avvicino, eccolo, semplicemente questa cosa qua. Quindi in generale, quindi il groove è questo qui, è abbastanza semplice, ma il problema è che non è così semplice da ricordarsi, nel senso anch'io quando l'ho studiato la fatica più grossa era ricordarmi tutti questi vari punti, perché alla fine il groove è sempre quello ma ci sono mille cose in più, quindi questa è un po' la difficoltà del groove, riuscire a ricordarsi tutti i vari colori, quando farli e come farli.
In realtà qui sono due i groove molto 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 interessanti. Partiamo dal primo. Il primo è un groove molto semplice in realtà da spiegare, ma un po' meno da suonare, perché l'idea è quella di fare un groove come avesse quasi una doppia cassa. Non so se avete ancora visto il mio video dove spiego come imitare una doppia cassa usando timpano e una sola cassa. Comunque ve lo lascio qui sopra in una scheda. E in pratica qui il groove parte con il timpano e poi continua a fare timpano cassa, timpano cassa, timpano cassa, in questo modo, con i rullanti sul 2 sul 4, quindi la base del groove è questa. Ma ci sono alcuni colori, come al solito, come sappiamo, a Travis Barker piace fare un groove normale e poi mettergli dei colori coi piatti. Anche in questo caso con un colpo su uno splash, credo sia uno splash o sul Charles, ma direi uno splash, e poi con alcuni doppi colpi facendo titin titin tin sul ride. Il fatto è che mentre facciamo tutto questo la cassa deve continuare, quindi anche mentre suoniamo questo, la cassa sotto che suona in realtà tutti i levare dovrà continuare ad andare lo stesso, quindi la cassa in questo caso è un ostinato, cioè continua lo stesso qualsiasi cosa capiti. Il consiglio che vi do per riuscire a fare questo groove è quello di suonarlo come l'ho suonato io adesso, nel senso continuare il groove e provare a farlo. Provate a farlo anche lento, ma in realtà, almeno per quanto mi riguarda, più è lento più è difficile. Quindi non partite lentissimi, ma ovviamente neanche velocissimi, partite a una velocità media. L'altro groove invece è abbastanza semplice ma molto molto efficace, cioè va a suonare il ride ostinato sempre uguale, però molto secco e sempre monodinamico, cioè tutto forte, mentre va a fare delle figurazioni con tom, rullante e timpano. Vi faccio una volta prima solo rullante e poi orchestrato. Vedrete che la cosa da pensare comunque è sempre la stessa cosa, cioè la ritmica. Il video di oggi direi che può finire qua. Spero che questo video sui Blink 182, questo video ovviamente anche su Travis Barker, vi sia piaciuto. Fatemelo sapere, mi raccomando, qui sotto nei commenti. Ditemi un po' cosa ne pensate, ditemi anche altre canzoni che secondo voi hanno dei groove molto molto fighi. Io ho ascoltato i Blink per tanto tempo, ho ascoltato Travis Barker perché mi piaceva tantissimo, però qualcosa probabilmente me lo sono perso, quindi magari ci sono dei groove che non mi ricordo, dei groove che non ho mai sentito, di canzoni che sono fighissime, quindi le voglio andare ad ascoltare magari per tirarmi giù anch'io i groove di quelle canzoni. Quindi scrivetemele, mi raccomando, qui sotto nei commenti, perché so che tra di voi c'è qualcuno che è molto 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 più esperto di me su questo argomento. Io vi ricordo ancora che c'è il PDF scaricabile con tutti i groove che ho suonato oggi, scritti bene, tutto a posto, così da potervi togliere tutti i dubbi che magari avete, eccetera eccetera. C'è la polvere. Io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di andare sui social, Instagram, Facebook, ma soprattutto di seguirmi sul canale Telegram, perché lì ci sono veramente un po' di cose interessanti. E basta, detto questo, a parte il PDF che vi ho già detto, non vi devo più dire altro. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!